E ora voltiamo pagina e vediamo il nuovo concept di Peugeot, la Exalt, che è stata equipaggiata con il sistema Hybrid 4 ed è praticamente un'evoluzione di un'altra concept car, la Onix, che la Casa del Leone aveva presentato qualche anno fa. Vediamo. Con Exalt, Peugeot svela la sua interpretazione sublimata della berlina inserita nel percorso avviato nel 2012 con il concetto Onix. Exalt è dedicata al piacere dei sensi. Sin dal primo contatto attira l'attenzione per le scelte stilistiche radicali, così come per i materiali selezionati. Rivelato da Onix, il taglio netto della carrozzeria è reinterpretato associando l'acciaio grezzo a un tessuto efficiente, lo shark skin, ispirato alla struttura della pelle dello squalo. Lo straordinario comfort acustico permette di scoprire i materiali che rivestono l'abitacolo: tessuto chiné, pelle patinata, acciaio grezzo ed ebano, legno nobile decorato con un disegno realizzato dal trio PinV Design. La tecnologia utilizzata fa di ogni viaggio un'esperienza, nuova espressione del Peugeot iCockpit, luce nera, purificatore dell'aria Pure Blue. L'arte del viaggio è mossa da una catena di trazione Hybrid 4 che sviluppa 340 cavalli. Con le sue linee eleganti e atletiche, Exalt manifesta tutta la potenza del design Peugeot. Poggiata su carreggiate ampie con arcate dalla bombatura pronunciata, questa berlina a 5 porte esprime il suo stile in una lunghezza di 4,70 metri. L'unione tra superfici piane e tagli netti concilia aggressività e dolcezza. Exalt opta per la radicalità ed elimina tutti i materiali superflui per conservare solo quello che è realmente utile. Si compone di materiali originati dall'incontro tra le culture e il know-how francese e cinese. Tutti questi materiali sono stati rigorosamente selezionati con un obiettivo di efficienza, rendendo omaggio all'arte dell'automobile francese degli anni 1920-1930, la sua carrozzeria in acciaio grezzo è sagomata a mano da un maestro artigiano della lavorazione delle lamiere. Pezzo unico, reinterpreta i codici storici che sono alla base della passione automobilistica: linee allungate e dinamiche, una linea di cintura della carrozzeria alta, parabrezza inclinato, padiglione basso solo 1,31 metri, profilo molto slanciato che nasconde un abitacolo con un ampio volume, fiancate fortemente curvate sulle parti inferiori della carrozzeria in fibra di basalto, ruote da 20 pollici. Il lungo cofano è originato da un frontale particolarmente espressivo, in cui i doppi gruppi ottici incastonati nel fascione paracolpi integrano la firma luminosa identitaria del marchio. Al centro, la calandra potente emerge dalla carrozzeria e mette in mostra il leone, doppiamente simbolico. Infatti, questo animale è contemporaneamente l'emblema del marchio e l'espressione della potenza e del prestigio nella cultura cinese. Nella parte inferiore, il flusso d'aria che alimenta il motore è separato dai rostri che contengono gli indicatori di direzione a LED. Per migliorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica, nella parte posteriore Exalt si riveste di un tessuto efficiente, lo Shark Skin. Grazie alla sua struttura, dotata di una granatura tecnica, questo materiale derivato dal biomimetismo migliora notevolmente le caratteristiche aerodinamiche del veicolo, allo scopo di ridurre i consumi. Il suo impiego è sublimato da un taglio netto che opera la transizione tra la porta posteriore e il pannello laterale posteriore, la transizione tra la tonalità grigia dell'acciaio e quella rossa dello Shark Skin. Questo materiale contribuisce alle prestazioni aerodinamiche di Exalt con un SCX di 0,6 associato ad altri elementi: estrattore dell'aria nel fascione paracolpi posteriore, curvatura del padiglione, retrovisori profilati. Con questa aerodinamica straordinaria, l'impronta ambientale lasciata da Exalt
è fondamentalmente visiva. Infatti una striscia orizzontale nell'incavo dello spoiler posteriore delimita la larghezza della vettura, trattando la firma luminosa come un volume. Peugeot Exalta offre anche un'inedita polivalenza per una berlina. Il portellone ha una cinematica innovativa a pantografo. Questa architettura libera un'apertura massima in un volume esterno ridotto. Il portellone, con l'elemento hobby motorizzato e integrato, lascia scoprire un bagagliaio dalla soglia di carico bassa, rivestito in legno, ha un aspetto molto valorizzante e facilita le operazioni di carico e scarico dei bagagli. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, noi tra poco ritorniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.